Signore e signori, buongiorno. Mi presento, sono la scienza con l'H finale. Tutti voi in questi ultimi 2 anni abbondanti avete sentito parlare di me, ma non ci siamo mai visti di persona. Eccomi qui. Ho deciso di venire a presentarmi. Fino ad oggi mi avevate conosciuto indirettamente, grazie alle mie esternazioni. Oggi, grazie all'opportunità che mi ha concesso Alfa Omega, ho deciso di farvi conoscere il vero volto della scienza. Come dite? Parlate della mia bocca? Ah sì, scusate. Non lo sapevate? Adesso vi spiego. La scienza con l'H finale ha 2 bocche. Una bocca sorride sempre perché deve dare un'idea di serenità e tranquillità all'umanità imbecille, che sareste voi. Con l'altra bocca faccio quello che mi pare, mi sembra ovvio. Devo dire che questo lavoro è una grande pacchia. Per anni nessuno mi ha calcolato, lavoravo nella retrobottega di un circo perché non interessavo a nessuno. Poi all'improvviso la notorietà, non so neanche io come. Persone che fino al giorno prima si scambiavano le figurine dei calciatori, il giorno dopo si riempivano la bocca, l'unica che hanno a differenza di me, con la scienza con l'H finale. E cioè con le mie dritte. Vi faccio un esempio di come funzionano le cose, così magari capite. Se c'è una comunità di persone colpita da una diarrea intestinale, io mi devo inventare qualcosa per fargliela passare. A quel punto gli dico che devono mangiare una banana, e che poi, tutto passa. Tutti pendono dalle mie labbra ed eseguono. E tutti si mangiano una bella banana. Anche se la diarrea non si ferma, nessuno osa contraddire le mie parole, perché la scienza con l'H finale ha sempre ragione. Il giorno dopo gli dico che la banana deve essere mangiata fredda, altrimenti non fa effetto. E tutti se la mangiano fredda. La tengono nel freezer alla temperatura giusta. Ma qual è la temperatura giusta? Sinceramente non lo so neanche io, ma gli dico che deve stare in freezer assolutamente prima di essere mangiata. E tutti sono contenti perché la banana fredda è buona. A dir la verità, qualcuno questa banana non la digerisce, ma cosa volete? Non è colpa mia se alcuni hanno lo stomaco debole. Intanto la diarrea continua a mietere vittime. Allora dico che la banana deve essere consumata calda e sotto il sole, mentre ci si riposa in spiaggia durante le vacanze ad agosto. Tutti a fare come dico io. Uno spettacolo. Alla fine delle vacanze la diarrea non si ferma, allora dico a tutti che una sola banana non è sufficiente. Bisogna mangiarne un'altra. E bisogna farlo in fretta per non rovinare il Natale con la diarrea. Per fare prima faccio preparare dei chioschetti dove distribuiscono le banane. E tutti in fila ad attendere il proprio turno per avere la seconda banana. Passa il Natale e molti si sentono male per la seconda banana che non digeriscono. Qualcuno inizia a dubitare di me, ma viene subito stroncato dalla maggioranza che ha voluto provare subito le mie banane buonissime. E vengono zittiti. A quel punto me la sto facendo sotto dalle risate e non riesco più a fermarmi. Una volta ero io la scimmietta ammaestrata. Ne tiro fuori quindi un'altra delle mie. Per salvare la Pasqua ci vuole la terza banana. Ormai posso fare quello che voglio. Pendono dalle mie labbra, mi amano, farebbero qualsiasi cosa per me, e così ci spariamo anche la terza banana, marcia. Ma tanto non se ne accorgono neanche più. Potrei dirgli di mangiare gli escrementi e lo farebbero. Anche se queste banane non sortiscono quasi nessun effetto, mentre a molti sono indigeste, nessuno ha il coraggio di venirmi contro. Paradossalmente potrei inventarmi che per guarire dalla diarrea bisogna camminare con il dito della mano destra nell'orifizio da cui fuoriesce. E tutti lo farebbero. Perché l'ha detto la scienza con l'H finale. Dimenticavo di dirvi l'ultima cosa importante. L'H finale sta per handicappati mentali.